Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Prima di tutto, ormai per qualche video dovrete sopportarmi, io vi ricordo che è uscito il mio primo romanzo, Viaggi tra sogni di carta. Quindi se mi seguite da un po', insomma, siete anche curiosi di sapere che cosa ho voluto raccontare in questo romanzo, io vi lascio i link sotto per acquistarlo. Vi ricordo che potete comprarlo praticamente ovunque su internet, ma io vi raccomando di comprarlo direttamente dalla casa editrice, la quale lo spedisce in tempi molto più brevi e oltretutto sul loro sito lo potete trovare al prezzo più basso rispetto a tutti gli altri siti. Ovviamente fatemi sapere se avete deciso di ordinarlo, se l'avete letto e che cosa ne pensate, perché ci tengo molto. Passiamo adesso al video principale, ovvero oggi voglio parlarvi della mia pratica yoga, o meglio non voglio parlarvi ovviamente di quello che io faccio a yoga, anche perché sono una principiante, quindi non me la sentirei nemmeno né di farvi vedere che cosa faccio nello specifico o di insegnarvi qualcosa ovviamente, ma voglio semplicemente parlarvi della mia esperienza, di come mi sono avvicinata a questa pratica. Yoga è una disciplina che mi ha sempre profondamente incuriosita, ma non l'avevo mai praticata. So però dai racconti della mia mamma, che l'aveva fatta da giovane, che era una disciplina veramente bella, veramente completa e che donava insomma tanto benessere. Quindi diciamo che, essendo io poi cardiopatico oltretutto, quindi non è che posso fare tutto questo sport, alla fine insomma la mia attività fisica si riduceva alla palestra, esercizi leggeri, un po' di pilates, e nonostante questo mi piacesse, io mi ero resa conto che dopo un po' di mesi mi annoiavo e quindi non avevo più voglia di andare in palestra. Per questo ho deciso di tentare appunto questa strada. La prima cosa che ho fatto, e devo dire è stata tra virgolette sbagliata, è stato acquistare questo libro, che è Yoga, manuale per la pratica a casa. Questo libro è in realtà molto interessante perché ha al suo interno prima di tutto i benefici della pratica yoga, quindi anche dal punto di vista anatomico, nel senso comunque i muscoli che si vanno a sviluppare, che lavorano e cosa, perché fanno bene, ecco. Poi ci sono delle pagine dove vengono spiegate chiaramente tutte le varie posizioni, ok? E poi abbiamo in fondo a questa parte quelle relativa alle sequenze da poter fare a casa, e anche queste divise tra principianti, livello intermedio e livello avanzato, e poi insomma anche delle pagine di approfondimento, tra cui per esempio la meditazione, oppure addirittura, ecco, volevo farvi vedere anche questo, alcune ricette da poter cucinare insomma per accompagnare i nostri periodi di pratica. Ho cominciato quindi con questo, libro, ma ovviamente non è stato assolutamente sufficiente. Ovviamente era, non avendo mai praticato yoga, non bastava leggere un libro. Mi guardavo le immagini, cercavo di replicare, ma ovviamente ero totalmente imperfetta, avevo bisogno di qualcuno che mi guidasse nei giusti movimenti, insomma nelle giuste posizioni. Quindi questo libro, nonostante l'abbia usato all'inizio, poi è stato messo da parte. Che cosa ho scoperto? Dopo ho scoperto che nel paese dove io lavoro attualmente, ma dove all'epoca avevo il negozio, c'è un centro olistico dove per l'appunto avevano inserito un corso di yoga, e quindi ho deciso di cominciare ad andare lì con la mia mamma, e quindi quello è stato il mio primo vero approccio con lo yoga, attraverso chiaramente l'aiuto di un insegnante che non mi vergogno a nominare, Lavinia, che è una ragazza veramente veramente brava. Praticamente quindi ho cominciato a fare yoga lì e mi sono resa conto di come si dovessero fare gli esercizi, come dovesse essere svolta la pratica, l'importanza per esempio della respirazione, l'importanza della lentezza dei movimenti, ma soprattutto l'importanza di ascoltare il proprio corpo e quindi fare quello che il nostro corpo ci permette di fare senza mai sentire dolore, ma allo stesso tempo senza mai fermarci, senza mai porci dei limiti. Quindi è stata veramente un'esperienza meravigliosa. All'epoca per l'appunto avevo il negozio, quindi questo mi permetteva, nonostante io abiti, cioè questa casa sia a una mezz'oretta di distanza da dove avevo il negozio, comunque appunto il negozio era vicino al centro e quindi riuscivo ad andarci.
La disciplina era una volta a settimana e per me era poco, perché mi piaceva talmente tanto che avrei avuto voglia di farla un po' di più, ecco, anche più spesso. Dopo che cosa è successo? È successo che il negozio è stato chiuso, quindi io per un periodo non sono più tornata nel paesino, insomma, e quindi mi tornava un po' scomodo andarci soltanto per quell'ora di yoga, e quindi ho smesso di frequentare. Nel frattempo mi ero... ero piombata, ovviamente, come tutti quelli che si approcciano allo yoga, sul canale YouTube della Scimmia Yoga. Se non la conoscete, la ragazza, se non mi sbaglio, si chiama Sara, è una ragazza per l'appunto che insegna yoga, un insegnante di yoga, e che ha dedicato il suo canale a questo, quindi non soltanto a lezioni ed esercizi, ma anche a un approfondimento in generale sulla filosofia dello yoga. Lei ha poi un sito sul quale si possono acquistare dei corsi di yoga, perché le lezioni che trovate sul suo sito, quelle complete, sono molto poche, insomma. Io avrei avuto piacere di avere delle lezioni complete, in modo da poter fare pratica praticamente tutti i giorni. E quindi che cosa è successo? In un periodo in cui appunto seguivo qualche sua lezione, provavo qualche sua posizione, sono usciti sul suo sito, è uscito un corso della durata di 30 giorni, 30 minuti a lezione, quindi sono 30 lezioni da 30 minuti. Il costo era di 30 euro, quindi 1 euro a lezione, e io ho deciso di acquistare il corso. Quindi mi sono state inviate i link per queste 10 lezioni, che poi ho potuto scaricare tranquillamente sul computer e che quindi rimarranno per sempre con me. Ed ho cominciato la mia pratica, quindi tutti i giorni dedicavo mezz'ora alla pratica. Mezz'ora è veramente poco, insomma, se si pensa che in una giornata, insomma, le ore sono molte di più. E quindi erano praticamente 6 giorni di yoga, e il 7° giorno invece lei accompagna, diciamo, lo spettatore in una meditazione guidata. Ecco, quindi ho cominciato a fare questo per un periodo di tempo. Poi che cosa è successo? Succede che molto spesso ci facciamo vincere dalla pigrizia, e non c'è niente di male anche in questo. Io sono così, ci sono persone alle quali riesce a tenersi l'esercizio a casa con grande costanza, io sono costante all'inizio e poi dopo perdo interesse, perdo la voglia. A volte non ho il tempo e quindi divento, insomma, meno costante, e questo mi dispiace molto, perché delle volte veramente mi farebbe piacere essere un pochino più ligia al dovere. Fatto sta comunque che le lezioni a casa non le facevo più con grande regolarità, e avevo intenzione quindi di riprendere ad andare in palestra, e quindi, insomma, mi sono informata su una palestra per tornare a fare Pilates. La prima lezione era gratuita, ho fatto la prima lezione di Pilates e ho detto: no ragazzi, non c'è paragone con lo yoga, niente da fare, non farò più Pilates, veramente mi impegnerò per tornare a fare yoga, perché non c'è niente di così divertente e di così soddisfacente come lo yoga. Cioè, una volta che l'avete provato non potete più tornare indietro, non c'è nessuna pratica bella come lo yoga. E quindi che cosa ho fatto? Mi è capitato su Facebook, evidentemente avevo messo mi piace a qualche pagina di yoga, di, insomma, palestra dove si fa yoga nella città vicino a dove vivo io, e appunto mi era capitato questa immagine con gli orari mi tornavano benissimo, insomma le lezioni erano in una zona dove non mi ci vuole troppo per arrivare, ed erano più di una volta a settimana. Mi sono informata sui costi, non erano neppure esagerati, perché ve lo dico, pago 50 euro al mese e posso andare in palestra quante volte voglio, quindi anche una volta al giorno se volessi. E allora ho deciso di provare, e quindi sono andata in questa palestra, e praticamente la mia vita da lì è cambiata. Perché? Perché prima di tutto ho avuto la fortuna di trovare un insegnante veramente bravo, in questo caso un ragazzo, quindi una persona che secondo me sa insegnare, ecco, molto bene, e oltretutto la sua pratica è un'ora in cui i movimenti fluiscono da uno all'altro, cioè non c'è mai una posizione che non sia legata a quella precedente. Questo è, non lo so, la rende quasi una danza. In più, farlo con costanza 2-3 volte a settimana mi ha profondamente cambiato il fisico. Io, ragazzi, sono la persona più legata della storia, nel senso che io non riuscivo ad arrivare a toccarmi le punte dei piedi, insomma sono veramente veramente legata, ecco, in generale. A me la pratica yoga, questo fatto che appunto si ascolta il nostro corpo e si lavora con lui, stimolandolo a fare sempre meglio, senza però essere appunto troppo insistenti, mi ha permesso di
di cambiare completamente. Io riesco a toccare la fronte sulle ginocchia, chiaramente con le gambe tese, riesco a fare delle posizioni in cui mi contorgo, riesco, ho più mobilità nelle spalle, nelle braccia, ho più forza nelle gambe, la mia respirazione è migliorata, ogni movimento infatti è strettamente legato all'inspirare e espirare, quindi io vi garantisco che una soddisfazione così raramente l'ho provata. Io arrivo in fondo alle lezioni e mi rendo conto di aver ogni volta migliorato rispetto alla volta precedente, cioè ci sono dei risultati tangibili e evidenti fin da subito, e questa è la gioia più grande secondo me. Quindi diciamo che io sono una sostenitrice dello yoga fatto in palestra, perché secondo me avere un insegnante che vi corregge nelle posizioni o che rispetta anche i tempi delle persone che ha di fronte, perché è ovvio che un video è registrato, quindi se anche voi siete leggermente indietro dovete velocizzare per ritornare al pari con la persona che state guardando. In realtà le lezioni dal vivo insomma sono un pochino più modellate anche sulle vostre esigenze. Inoltre, se una posizione non vi riesce, l'istruttore, insomma il vostro insegnante vi può suggerire la posizione alternativa. Insomma, è tutta un'altra cosa, secondo me. Oltretutto, alla fine dello yoga c'è sempre un momento di riposo, praticamente ci si sdraia e addirittura ci si copre perché il corpo si raffredda, si potrebbe sentire freddo, ed è un momento in cui ci si rilassa e si impara a concentrarsi sul presente e su quello che stiamo facendo adesso e cercare di dominare la mente in modo che essa non vada in giro a pensare alle cose che devo fare, alle cose che ho fatto, problemi che ho e così via. E il nostro insegnante alla fine di ogni lezione poi ci legge una frase che sia in qualche modo insomma di ispirazione anche per la nostra vita quotidiana. Quindi io questa pratica, ecco, non mi voglio dilungare troppo, però vi garantisco che ha migliorato il livello della mia vita, perché io il mio corpo lo sento più sano, lo sento meno vecchio tra virgolette, perché nonostante abbia 28 anni, fare una vita sedentaria fa invecchiare il corpo sicuramente prima, e oltretutto mi dà talmente tanta soddisfazione che quando mi capita a volte di non avere il tempo di andare a lezione, e capita raramente, mi spiace veramente tanto, perché io voglio che il mio corpo continui a stare sempre bene così. Passiamo adesso a che cosa utilizzo io per fare la mia pratica. Allora, prima di tutto vi dico che io vado, per l'appunto, come vi ho detto, 2 o 3 volte a settimana in palestra. Se vado 2 volte a settimana, almeno una volta cerco di fare yoga a casa da sola. Quindi in questi casi che cosa faccio? Io srotolo il mio tappetino, di solito sono in questa stanza qui perché sposto il tavolino che è qui dietro, e o seguo un video, ma ultimamente mi sto anche appassionando a seguire quello che voglio io, nel senso provare a fare yoga da sola. Essendo adesso insomma un bel periodo di tempo in cui faccio yoga con un insegnante, sono tante le posizioni nuove che ho imparato, e a volte seguo semplicemente il mio corpo e seguo i movimenti che lui vuole fare, e quindi a volte faccio semplicemente delle sequenze respirando, insomma, quelle che mi ricordo e quello che in quel momento insomma mi va di fare. Altre volte per l'appunto seguo un video che trovo su YouTube e così via, insomma, e pratico. Mi faccio accompagnare da questo, che forse l'avete visto nei miei regali di compleanno, comunque ve lo lascio qui il link. E è un regalo che mi hanno fatto le mie sorelle, sono delle canzoni, delle musiche che accompagnano la pratica, quindi aiutano a creare l'atmosfera. Passiamo adesso a che cosa uso io per fare lezione, quindi tutti gli accessori necessari. Prima di tutto vi faccio vedere questa, che è la borsa che avete visto sempre nel video dei regali ricevuti per il mio compleanno, che mi hanno fatto le mie sorelle, quindi è la borsa nella quale tengo tutto il necessario per lo yoga, tappetino e indumenti che devo indossare ogni volta. Quindi io praticamente indosso calzini antiscivolo, ma d'estate mi piace farlo scalza, e poi ho dei pantaloni comprati alla Decathlon semplicemente, e delle canottiere o magliette a maniche corte, sulle quali metto sempre un maglione in questo periodo perché fa freddo, nel senso che quando inizio la lezione indosso sempre qualcosa di più pesante sopra, nel momento in cui il mio corpo si è scaldato poi me lo tolgo, me lo rimetto alla fine per il rilassamento finale, per non sentire freddo. E praticamente vi voglio far vedere però il tappetino, perché merita una parola in più. Questa è la parte centrale della sacca dove appunto posso legare il mio tappetino, e adesso ve lo faccio vedere. Il tappeto è questo
qui della marca Reyoga. Adesso non si vede, ma ecco, vedete, il cartellino è proprio qui dentro, ovviamente l'ho chiuso al contrario. Comunque, la marca per l'appunto è Reyoga, quindi vi lascio sempre sotto il link per acquistarlo se vi interessa, ed è di due colori. Ecco qua, l'ho scelto, ci sono tantissimi colori, io l'ho scelto viola e verde. Viola perché è un colore che mi è sempre piaciuto moltissimo, e verde perché mi dà una sensazione di gioia e di felicità. E quindi l'ho preso così. Allora, questo l'ho pagato all'incirca 30 euro, 29 se non mi sbaglio, più le spese di spedizione. Ma sono felicissima di aver fatto questo tipo di investimento, perché il tappetino è una cosa spettacolare. Non soltanto perché, a parte l'altezza, io l'ho scelto di 3 mm, che è più che sufficiente, veramente non sentite assolutamente dolore, anche se loro hanno tappetini anche un po' più spessi. In più è completamente antiscivolo, ha un odore buonissimo ed è lavabile in lavatrice, quindi meglio di così non si può. Prima avevo un tappetino della Decathlon sul quale scivolavo praticamente anche senza sudare, quindi considerando che un pochino insomma si suda quando si fa la pratica yoga, serve un tappetino che non vi faccia scivolare. Ci sono tante posizioni di equilibrio dove c'è bisogno di avere stabilità, e con questo tappetino ho risolto completamente tutti i miei problemi. Ho preso uno di quelli che costavano meno, ma sul sito poi vedrete che ci sono anche di più costosi, di spessori diversi, ci sono quelli da viaggio, ci sono quelli con dei disegni sopra, insomma ci sono veramente in tutte le maniere. Ci sono moltissime recensioni, quindi vi potete anche far guidare da quelle. Io mi sono fatta guidare per questo, anche perché erano solo recensioni positive, nessuno si trova male con questo tappetino. E l'altra cosa meravigliosa è che è completamente biodegradabile, quindi è un tappetino che non fa male all'ambiente. Un'altra cosa che vorrei fare è in realtà comprare anche indumenti che fossero per l'appunto ecosolidali, quindi non comprare più indumenti da Decathlon. Il fatto è questo, che chiaramente avendo iniziato da poco una pratica un pochino più rigorosa, non sapevo ancora quanto avrei voluto investire su questa attività, e quindi all'inizio ho deciso di investire più sul tappetino che sugli indumenti. Questo perché? Perché per l'appunto il tappetino è una cosa della quale ho realmente tanto bisogno, quindi è una cosa senza la quale non potrei fare yoga, perché con un tappetino scivoloso veramente non si riesce a praticare. Quindi ho deciso di investire 30 euro su quello, perché appunto so che era indispensabile. Per quanto riguarda gli indumenti invece, mi piacerebbe comprare qualcosa su Yoga Democracy, quindi un sito che ho sentito nominare di recente, che appunto produce indumenti per lo yoga in maniera ecosolidale, quindi non costano 5 euro o 10 euro quanto io ho pagato i pantaloni che uso adesso, e che chiaramente non vengono prodotti in paesi in via di sviluppo o paesi poveri, insomma, in cui i lavoratori vengono sfruttati, pagati pochissimo per realizzare gli indumenti che noi indossiamo. Su Yoga Democracy però ho visto che i pantaloni in particolare costano all'incirca una settantina di euro, e quindi per il momento ho deciso di aspettare, insomma, perché appunto è una spesa un pochino più consistente, e voglio aspettare di essere sicura che questa pratica diventi veramente parte della mia vita a lungo termine. Io, ragazzi, penso di avervi detto tutto. Fatemi sapere se avete domande riguardo allo yoga, insomma, alla pratica in generale, a come bisogna approcciarsi e così via. Questa chiaramente è la mia esperienza, quindi fatemi sapere se anche voi avete provato. Io vi consiglio, in ogni caso, se siete interessati a provare, di cercare una palestra dove avrete un insegnante che vi segue, perché vi garantisco che è una disciplina che adesso sta prendendo molto piede, e quindi io credo veramente che ovunque voi abitiate possiate trovare un luogo dove viene insegnata questa pratica. Quindi veramente provare per credere, tanto la maggior parte dei posti hanno una o due lezioni gratuite, quindi potete veramente vedere se fa per voi, e insomma sicuramente sarà così, perché mi ha portato tanta tanta gioia. Basta, io vi ringrazio come sempre per gli iscritti, per tutti i vostri meravigliosi commenti, che siete sempre gentilissimi, e noi ci vediamo prestissimo in un altro video. Ciao.